ancora oggi l'omosessualità, per questo mi legavo a Scania, è tabù per un mafioso, o ci sono dei mafiosi omosessuali o bisessuali che avete incrociato nella vostra... Mai dichiarati, Mai è dichiarati. sempre un E non tabù dichiarati? e non dichiarati ce ne sono, costituisce un tabù ancora per la società italiana, figuriamoci per una società arcaica come la società mafiosa. La vivono a livello nascosto verso i loro, chiamiamoli compari, cioè la Esatto. vivono dietro le quinte. Nella Come la realtà vivono? la vivono clandestinamente e con paura, perché se scoperti rischiano di essere estromessi dall'associazione mafiosa. Rischiano Dalla anche di mafia essere uccisi? No, non a uccisi questo no, punto. non a Uccisi no, questo ma punto. estromessi perché ritenuti meno affidabili dalla mafia siciliana. Per esempio, invece, cominciano a verificarsi in altre organizzazioni mafiose più aperte, come la mafia italoamericana, una maggiore, diciamo, tolleranza Verso anche nei confronti l'omosessualità. Beh, dell'omosessuale. anche nei Sopranos c'erano dei mafiosi gay. L'ha visto lei qualche Sì, l'ho episodio? visto con molto interesse e attenzione. In Italia l'hanno mandato poco, mi pare, Dato sì. Di poco, notte, no? tutti, cioè, Berlusconi io non ho l'avrà una visto. mia idea, no, no, io ho una mia idea del fatto è che in Italia non ha successo Soprano, e in Italia non ha successo perché i Soprano è un'operazione, secondo me, molto interessante, intelligente, di smitizzazione del mafioso, mentre le fiction che vanno molto in Italia sono quelle che il mafioso lo mitizza, no? Gli italiani amano mitizzare i mafiosi, purtroppo è così. Esatto, Non tipo... tutti gli italiani, per No, fortuna, ma molti italiani. certo.